ricordiamo, ammonta circa 2 milioni di euro. Sì, è stata un'attività particolarmente complessa, la cui complessità va ricondotta anche alla caratura criminale dei membri della famiglia Marturana. Ripeto, un sequestro colpisce oggi la madre e due dei tre figli. L'attività, come ha accennato il signor Questore, è stato fondamentale l'unione delle due anime delle forze di polizia, che per quanto riguarda la Guardia di Finanza, gli accertamenti patrimoniali sono un core business che ci appartiene da sempre, da quando è stata istituita la legge Romano-Torre e poi a seguire, e che si fonda sostanzialmente sull'analisi di quello delle possidenze patrimoniali di determinati soggetti per poi arrivare al concetto di sproporzione. In questa attività è stata estremamente importante poter riunire anche i profili criminali che derivavano dalle attività investigative svolte dalla Polizia di Stato in precedenza per i fatti delittuosi per cui sono stati condannati nell'operazione Tiebreak, tant'è che questa sinergia è risultata fondamentale per arrivare all'odierno provvedimento di sequestro. Adesso, che verrà poi discusso prossimamente, se non sbaglio a dicembre, per l'applicazione anche poi delle misure personali, la conferma e la confisca, la traduzione in confisca di quello che è l'odierno sequestro.